Angelo Scacco, il birrificio alla Fucina di Pescolanciano oggi compie 6 anni. Un bilancio di questa attività che ormai è conosciutissima in Alto Molise, ma non solo. Bilancio, siamo contenti, siamo molto contenti e in realtà 6 anni fa non ci aspettavamo di arrivare a questo traguardo e soprattutto anche per i riconoscimenti che stiamo ottenendo in regione e fuori regione, perché questo è stato l'anno della sfida, diciamo, della regione Molise per noi, per portare birre artigianali anche in regione con altri ragazzi e altri birrifici come Cantaloup, come Opsap, come Birra Fardone. È un progetto che ci sta prendendo molto, perché stiamo cercando di far conoscere la birra artigianale anche nella nostra regione, anche perché dopo aver, diciamo, invaso l'Italia con le nostre birre ci sembrava giusto essere anche un po' più presenti nella regione che ci ospita sostanzialmente, dove abbiamo il birrificio. E quindi in generale un bilancio più che positivo, siamo molto soddisfatti e crediamo che il futuro possa essere ancora più roseo e ci possa portare tante altre soddisfazioni, anche perché a breve abbiamo un bel po' di novità e un bel po' di aspetti da scoprire e da farvi conoscere, ecco. Nel Molise che non esiste, come fa una piccola realtà come Pescolanciano ad esprimere, oserei dire, un colosso nella produzione della birra, visto i risultati? Grazie per il colosso, in realtà noi rimaniamo comunque un birrificio piccolino, però diciamo che siamo quelli che in Molise probabilmente producono di più. Diciamo che è stata una grande sfida che io e Giovanni Di Salvo abbiamo cercato di portare avanti, abbiamo accolto e di cui siamo veramente onorati, nel senso che portare un birrificio in Alto Molise, in Molise in generale, a prendere sostanzialmente la scena nazionale, poi essere riconosciuto da intenditori e nei festival di tutta quanta la nazione, è comunque un'occasione di far conoscere anche la nostra regione, perché è comunque un modo di presentare il posto da dove veniamo. Io ogni volta che vado a un evento racconto innanzitutto il Molise, innanzitutto Pescolanciano, innanzitutto il nostro paese, anche perché crediamo che sia importante fare in modo che noi in questo momento facciamo venire persone in paese che possano non solo degustare la nostra birra, ma anche vedere le bellezze, quindi il castello, piuttosto che la nostra bellissima villa comunale, piuttosto che il tratturo che ci attraversa, ecco. Se mi consenti il termine, noto un'altra anomalia, nel senso che vedo dei birrifici senz'altro amici che sono presenti qui a festeggiare con voi. Sembra quasi che non esiste il concetto della concorrenza, insomma, appare strana questa cosa, come ce la spieghi? Perché in realtà la birra è innanzitutto condivisione, ecco, l'allegria è stare bene insieme, quindi lo spiego col fatto che è comunque un mercato che rimane, che se ne dica, di nicchia. È un mercato in cui tutti quanti ci si conosce e nel quale farsi le guerre è assolutamente, diciamo, non solo deprecabile, ma anche poco intelligente sostanzialmente. Quindi stare con gli amici è un'occasione anche di portare alla ribalta le persone con le quali stiamo bene e dargli l'occasione anche di avere un palcoscenico che è fuori dal loro contesto naturale. Quindi fa parte anche proprio quello dell'amicizia. L'amicizia comunque è supporto, è condivisione, è stare bene insieme e anche darsi una mano. Quindi darsi una mano vuol dire creare occasioni per tutti quanti.